Salve amici, Rino Scorpione. Quest'oggi ho questo President Richard dell'amico Peppe in cuneo. Mi richiede di migliorare la potenza e la modulazione, in più di ricablare un microfono di questo genere. Io avrei pensato a questo bel Proxel, ovviamente mettendo l'apposito spinotto a 6 pinni. Quindi il CB dice che funziona e quindi vediamo il da farsi. Faccio qualche prova prima di intervenire. Accendiamo la radio. Quinto canale. Hola, prova. Questo è il suo eco entro contenuto. Metto portante. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola. Prova radio, hola. 10 watt modulati, però la modulazione è prevalentemente originale. Hola, hola. Prova radio, 1, 2, 3, o. Oh. Perfetta anche in frequenza, quindi ancora mantiene la sua originalità. È stata semplicemente sbloccata nelle varie bande che si vanno a cambiare dall'apposito tasto dedicato. Radio aperta, si presenta veramente bene come prodotto. Questo è un CB moderno, quindi come ben vedete non c'è nessuna bobina variabile con nucleo, nessun trimmer, quindi determinate migliorie vanno fatte attraverso software, attraverso menu. Bisogna interagire con il processore e fare dei settaggi specifici riguardo le migliorie, quindi vediamo quello che ne esce. Eccolo qua, radio pronta, migliorata entro alcuni limiti, senza esagerare, per cui questo è il microfono dedicato, cablato per questa tipologia di radio, portante. Mettiamo power al massimo. Ecco qua. Hola. Ora c'è un ripple in potenza che supera i 20 watt. Prova. Hola. La modulazione è migliorata, ma ci sono radio che spingono notevolmente in più, ovviamente abbassando un po' i watt, pure a metà. La modulazione guadagna per la proporzione potenza modulazione. Hola. Hola. Per cui avendo più o meno i 7 watt si riesce ad arrivare intorno ai 15 fischi o 10 modulati in modo molto più grintoso. Prova radio o. E questa è. Per cui ritengo che la radio sia completata. Rino Scorpione vi saluta.